La reintroduzione del motore diesel rappresenta un po' un completamento della gamma Sorento, no? Perché noi, se guardiamo quelle che sono, diciamo, le caratteristiche del mercato, ma in generale di questo segmento, vediamo che una buona parte del cliente che decide di acquistare un SUV di segmento D compra ancora il diesel. Quindi noi l'abbiamo disponibile, quindi abbiamo pensato, per questo rilancio di Sorento, di affiancarlo a quelle che erano già le motorizzazioni precedenti, che erano la full hybrid e la plug-in hybrid. Quindi significa semplicemente interpretare quello che è il ruolo di produttore globale di Kia, che quindi è una gamma estremamente articolata, a partire fin dalle city car per arrivare appunto ai segmenti più alti, con una gamma di motorizzazioni che è estremamente ampia. Quindi, se il mercato lo chiede, perché non esserci? Quindi credo che questo sia sostanzialmente un po' la nostra interpretazione del mondo dell'automobile. Quindi noi continuiamo col nostro processo di elettrificazione, col nostro piano S, quindi lanceremo 15 modelli nuovi, tutti elettrici, nei prossimi anni, perché questo è un trend che ha delle dinamiche temporali, però un pochettino forse più a medio-lungo termine, se ragioniamo sui grandi volumi. Tutto il resto del mercato però chiaramente ha un approccio ancora un pochettino più tradizionale, e noi siamo pronti proprio perché abbiamo disponibilità sia di modelli che di motorizzazioni in grado di soddisfare queste tendenze del mercato. La prima generazione 22 anni fa ha veramente fatto cambiare un po' quella che era la percezione, la conoscenza del marchio a livello globale, e poi ancora oggi nel 2023 è stato il terzo modello di Kia più venduto al mondo, quindi assolutamente un'icona per il nostro brand, e continuerà ad esserlo sicuramente nei prossimi anni, proprio per questo facelift che vediamo oggi, che non rappresenta solo una rivisitazione estetica, ma anche da un punto di vista dei contenuti un importante upgrade dal punto di vista tecnologico. Tre punti di forza sono sicuramente il design nuovo, perché è molto vicino a quello che è il nostro family feeling, la capacità di carico, la comodità, e poi quelli che sono i contenuti tecnologici, sicuramente garantiscono un supporto alla guida di primo livello, come per tutti i modelli Kia.